pronti per il finale di stagione dell'International GT Open. Si decide qui chi sarà il campione della stagione 2017. Buongiorno da Barcellona, in cabina di commento Antonio Caruccia ed un ospite davvero speciale, Alfredo Filippone. Ciao a tutti. Quindi siamo pronti in griglia aperta la pit lane per andare a vedere quali saranno i protagonisti della stagione 2017. Clima ancora estivo qui in Catalunya, due gli equipaggi che si giocano il titolo: Giovanni Venturini con la Lamborghini Huracan numero 63 e la BMW numero 65 di Fran Rueda. Quindi Rueda, che questa mattina ha avuto un'ottima prova in qualifica, secondo tempo per il pilota spagnolo, a fianco ad Antonio Felix da Costa, pilota ufficiale BMW, al ritorno in campionato dopo il round inaugurale di Estoril. Dunque vedremo come affronteranno le BMW questa prima curva, ma tantissimi i temi caldi dell'International GT Open. Buongiorno da Barcellona, qui dove le aquile volano basse per la finale dell'International GT Open 2017, in fibrillazione ormai da questa mattina. In cabina di commento Antonio Caruccia ed un ospite davvero speciale, Alfredo Filippone. Buongiorno a tutti. Alfredo, l'ufficio stampa dell'International GT Open e di GT Sport, chi meglio di lui può accompagnarci in questo allineamento? Ormai aperta la pit lane, 24 vetture, abbiamo perso purtroppo la Lamborghini vincitrice del round di Monza per un incidente ieri al via, ma la lotta è per il campionato, Alfredo. Effettivamente tutta l'attenzione è per questa lotta a due per il titolo 2017 fra Giovanni Venturini e la coppia della BMW Fran Rueda-Victor Bouveng. Sono 12 i punti lordi, 10 quelli netti che li separano. Una finale che comunque sarà molto più aperta, perché quel divario di punti sembra consistente, ma in realtà oggi abbiamo una gara davvero avvincente, con la BMW che parte in prima fila, Venturini che parte dalla quarta fila e soprattutto una variabile importantissima, l'handicap in tempo da scontare durante il pit stop, che è elevato per la Lamborghini, 25 secondi soprattutto dopo la vittoria di ieri, mentre la BMW non ha nemmeno un secondo di handicap e dunque la gara sarà apertissima. Ecco inquadrato Teo Martin, ovviamente sorridente, beh certo, non solo perché è un personaggio molto gioioso il buon Teo, ma perché la sua squadra ha ottenuto l'intera prima fila in qualifica. Antonio Felix da Costa in pole position 1:43.988, unico pilota a scendere sotto il muro del minuto e 44, al suo fianco con un giro veramente incredibile, perché Fran Rueda è salito in seconda posizione a soli 2 decimi dalla vetta, ma pensa Alfredo, questa mattina prima di quel giro Rueda era in 17esima posizione. Beh, chiaramente stavano lavorando, prendendo qualche rischio, ma ha sferrato il tempone al momento giusto. Rischio che ha pagato, abbiamo visto inquadrata al volo la BMW numero 51 di Antonio Felix da Costa, pilota ufficiale BMW, dunque presente qui nell'International GT Open, il livello della competizione altissimo. Eccola qui la Lamborghini invece di Giovanni Venturini, leader di campionato, pilota italiano che cercherà di mantenere nel bel paese il titolo, abdicato ormai da Thomas Biaggi, con cui Venturini aveva diviso la vettura sino al round di Budapest, poi la decisione da parte del team imperiale di sdoppiare gli equipaggi per poter puntare in due al titolo, scelta che sino ad ora per loro fortuna ha pagato. Sì, effettivamente è stata una scelta diciamo strategica, ma che ha portato i suoi frutti, visto che fino a ieri anche Biaggi era in lizza per il titolo, ieri erano in 5 addirittura. Voglio ricordare che questa è la 13ª edizione dell'International GT Open e che in ben 12 occasioni il titolo si è deciso all'ultimo appuntamento. Questa sarà ovviamente una di quelle. Siamo pronti dunque a leggere la storia che verrà scritta dai protagonisti dell'International GT Open tra pochi minuti. Un'ora di gara, 10 minuti in meno di quella di ieri. Dicevamo degli equipaggi che abbiamo perso ieri
nella lotta al titolo, un campionato come sempre apertissimo, purtroppo fuori dalla partita la Lexus RCF dell'Emil Frey Racing, che si era invece distinta sin da inizio stagione quando hanno conquistato la vittoria nei primi due round di Estoril e Spa-Francorchamps. Un problema tecnico ha messo fuori dai giochi Albert Costa, che aveva ottenuto la pole in coppia con Philip Frommenwiller. Si fermano intanto le Lamborghini di Raffaele Giammare, di Vito Postiglione e di Giovanni Venturini in fondo alla griglia per lasciar schierare la BMW di Jakub Knoll. Verranno poi evidentemente spinte o fatte ripartire le Lamborghini, che andranno a prendere con Emilio De Villotta col bibendum della Michelin. Dicevamo, abbiamo perso la Lexus dalla lotta per i punti, dalla lotta per il titolo abbiamo perso anche la Ferrari di Mikel Mack e Miguel Ramos, comunque secondi, autori di una bellissima gara, e abbiamo perso Thomas Biaggi, che comunque ha abdicato per quest'anno, ma che tornerà sicuramente nei prossimi anni per riportare a casa la corona. Vedremo dunque se l'inquadrato Giovanni Venturini riuscirà a mantenere in Italia il titolo o se tornerà nelle mani del Theo Martin Motorsport, già campione due stagioni or sono, quando però erano le McLaren 650S a far sventolare la bandiera spagnola. Alfredo, tutto regolare in griglia sino a questo momento? C'è stato un po' di trambusto, perché evidentemente la BMW del team Senkir non si era fermata sulla piazzola giusta e dunque ora la stanno spingendo indietro e ha scompigliato un po' tutto lo schieramento. Si scioglie intanto i polsi Antonio Felix da Costa, il poleman clamoroso di questa ultima gara dell'International GT Open, pilota ufficiale BMW, impegnato anche in Formula E, è arrivato qui e ha preso la pole position come già aveva fatto Augusto Farfus nel round di Monza. Qui invece con Fran Rueda concentratissimo, il pilota spagnolo lotta per il titolo, non può permettersi nessun errore. Una variabile invece per questa lotta sarà l'inquadrato Andrea Caldarelli, pilota pescarese, che ha già vinto proprio sul circuito di Barcellona il titolo dell'Endurance un mese fa con Lamborghini, pilota ufficiale Lexus in Super GT, dunque livello altissimo in queste prime due file dello schieramento. Siamo con Alam Kodair invece qui in quarta posizione con una Mercedes sempre velocissima in qualifica. Ecco, Caldarelli e Kodair saranno due variabili che però nel corso della gara andremo a perdere, perché essendo parte del Pro-Am verosimilmente non occuperanno le posizioni di fronte. Certamente, e sarà dura per loro anche tenere il passo durante i primi giri di gara, non tanto per Caldarelli ovviamente quanto per Kodair, ma insomma vedremo cosa succede. Abbiamo visto precedentemente la Ferrari di Mikel Mack, siamo invece ora con Philip Frommenwiller con la Lexus RCF in terza fila, chiusura di terza fila per lo svizzero, e andiamo tra poco sulla vettura del leader di campionato Giovanni Venturini. Una situazione non certo facile per lui, ci ripropone intanto la grafica la griglia di partenza, situazione non facile per Venturini perché parte dalla settima posizione, ha al suo fianco Mario Farnbacher con una velocissima Lexus, avrà alle sue spalle Com Ledogar sulla McLaren 650S, poi alle spalle di questa della McLaren ci sono le due Huracan GT3 di Vito Postiglione e Thomas Biaggi, poi la bellissima Bentley di Michael Meadows tornata in azione nel GT Open dopo un paio di gare di stop, Johnny Mullen con la Ferrari del team FF Corse e poi Nono Figueiredo con la Mercedes, un bellissimo ingresso finalmente anche di Audi con Oliver Wilkinson in quindicesima piazza, sedicesima posizione per Valentin Pierburg che cederà poi il volante a Tom Oslon-Cole nella seconda parte di gara, Hiroshi Hamaguchi con la Lamborghini 555 dell'FF Racing, mi si sta attorcigliando la lingua, new entry anche in chiusura di nona fila con Sergei Borisov del team Rinaldi in lotta ieri per la classifica AM, poi Pier Giuseppe Perazzini, coppia tutta italiana con Marco Cioci alla guida della Ferrari 488 GT3 di AF Corse. Si parte col giro di formazione dell'ultima gara dell'International GT Open 2017 a Barcellona, Antonio Felix da Costa che va a condurre il serpentone di 24 vetture davanti a Fran Rueda, suo compagno di squadra,
pilota indicato ovviamente dal team Teo Martin per aggiudicarsi il titolo in lotta con Giovanni Venturini. Tante le variabili di questa corsa, a iniziare dalla Ferrari di Andrea Caldarelli, in seconda fila dalla Mercedes di Alan Kodair, dalla Ferrari ancora di Michael Mack, dalla Lexus di Philip Frommenwiller. Dunque un Venturini in salita in questo momento, vedremo come affronterà le prime difficilissime fasi di gara. Sì, una variabile interessante da verificare sarà quella del comportamento proprio della vettura in pole position della BMW dei portoghesi da Costa Beirao, che sono teoricamente i compagni di squadra di Rueda e Bouveng, ma non è detto che facciano gioco di squadra, ce lo confermava Teo Martin proprio qualche minuto fa. Ecco, vediamo qui una on board, dicevo, non è detto che ci sia davvero un gioco di squadra fra le due BMW, perché in realtà quella dei portoghesi è una macchina di clienti che portano sponsor al team e che non sono necessariamente obbligati a fare gioco di squadra. Abbiamo visto non a caso gli onboard della Lamborghini numero 63 di Giovanni Venturini e della BMW M6 di Fran Rueda, qui anche la Lexus di Philip Frommenwiller. Dunque si stanno accodando ora le vetture, siamo in percorrenza di curva 11, sono 4.655 i metri del circuit di Catalunya. Da non sottovalutare nel gioco delle BMW anche l'attacco della Ferrari di Caldarelli. Ieri il pescarese è stato in assoluto il miglior pilota della seconda parte di gara, Emilio De Villotta corrucciato in volto ovviamente in seno al team Teo Martin, due vetture davanti a tutti e la possibilità di mettere una seria ipoteca sul titolo già alla prima curva. Vediamo, dunque ormai rientrerà la safety car, appaiate le vetture di Da Costa e Rueda, con poi Caldarelli e Kodair dietro Mack e Frommenwiller, appaiati in rettilineo sino a quando non si spegnerà la luce rossa sulla linea di partenza. Inizia ora l'ultima gara dell'International GT Open, si apre già Philip Frommenwiller all'attacco di Alan Kodair, con Da Costa che mantiene la prima posizione su Rueda. Il bellissimo gioco della Lexus che va a centro gruppo con le BMW che chiudono. Philip Frommenwiller attacca già Da Costa per la pole position, larga intanto la Bentley, sfilano anche la Lexus di Mario Farnbacher. Eccolo qui Giovanni Venturini alle spalle di Andrea Caldarelli, scivolato in quinta posizione. Dunque Da Costa che ha mantenuto la posizione davanti proprio a Frommenwiller, Farnbacher, Rueda, Caldarelli, Venturini in sesta posizione. Dunque ha perso due posizioni a Rueda, eccolo lì risucchiato dal gruppo, va a cercare l'attacco su Farnbacher, ma non avrà vita facile il pilota spagnolo. Intanto Mack indispettisce Venturini all'interno di curva 5, riesce però il pilota italiano ad avere la meglio sulla Ferrari del danese. Un avvio strano, un po' come nella gara di ieri con le Lexus comunque, che sono riuscite subito a recuperare tante posizioni. Una bandiera gialla intanto in curva 6 con Da Costa che va ad avere già un considerevole margine nei confronti di Frommenwiller. Chiude la porta a Venturini Caldarelli per la quinta posizione, mentre Rueda deve proprio guardarsi dal ritorno del pescarese, mentre Farnbacher gli chiude la strada. Il replay della regia in curva 6, l'uscita di Hiroshi Hamaguchi con la Lamborghini di casa FFF Racing. Ah, qui invece l'uscita di Molen che distrugge il posteriore della sua Ferrari, dunque bandiera gialla in quel punto. Si transita ora sul traguardo, già un secondo e mezzo recuperato da Da Costa in questo avvio di corsa su Frommenwiller, poi Farnbacher, Rueda, Caldarelli, Venturini, Mack, Ledogar, Postiglione e Kodair a chiudere la top 10. Abbastanza sgranato il gruppo nelle prime posizioni in arrivo alla prima staccata. Mack insidiosissimo sulla Lamborghini di Giovanni Venturini. Abbottonato invece Rueda in traiettoria in curva 3 per chiudere il gap da Farnbacher.
E aveva un jolly che ha sprecato Rueda nell'avvio di questa gara, Alfredo. Sì, non è stato un avvio davvero felice, è stato forse un po' disturbato dalle Lexus che ieri erano partite malissime, invece, perché qui, e lo vediamo proprio in questa immagine, la BMW è più veloce di chi lo precede, proprio in quella curva dove c'era ancora la Ferrari di Moulin posteggiata. E dunque sì, un avvio di gara non semplice per Rueda, ma vediamo cosa succede, speriamo che mantenga la calma in ogni caso, perché sarà una gara piuttosto lunga e anche con abbastanza caldo, dunque gli pneumatici soffriranno. La grafica mostra intanto il recupero di Rueda e Boeng ovviamente nei confronti di Venturini, dato che lo spagnolo in quarta posizione, il vicentino in sesta, Ferrari di Molen che qualche grattacapo lo darà al muretto di Imperiale, perché ieri due incidenti e due vetture ferme hanno portato all'annullamento dei distacchi, prima costruiti da Marco Mapelli e poi da Giovanni Venturini. Dunque safety car fondamentale con Rueda che cerca di sferrare l'attacco a Farnbacher, ma ne approfitta Caldarelli all'interno dello spagnolo all'ultima curva. I due escono quasi appaiati, pericolosissima manovra di Rueda che deve cercare di non vanificare una situazione di campionato favorevole ora per lui, la Ferrari 488. Vediamo se in staccata porterà l'attacco alla BMW con Venturini che si sposta all'interno di Caldarelli, va a chiudere però il pescarese la traiettoria in scia ora all'M6. Che rischio per Rueda in quel momento. Sì, ma comunque ha controllato bene la situazione, vediamo che è una gara dove ci sono molti in attesa, ecco, sembra una gara già molto tattica sin dall'inizio. La direzione gara non vuole mandare la safety car in pista, dunque viene comunicato ai piloti di mantenere la destra in arrivo a curva 6, si cerca di non alterare così i valori in campo. Rueda ancora aggressivo nei confronti di Farnbacher che aveva segnato il record nel primo settore. Una Lexus velocissima già questa mattina in qualifica nella prima parte, poi in realtà né Framen Wheeler né Farnbacher hanno messo insieme un tempo che gli permettesse di partire nelle prime file. In fase di attacco Rueda, grattacapi, safety car, viene ora mandata in pista la safety car dalla direzione gara che ha deciso di contraddire il nostro... Mi sembra giusto, perché effettivamente il recupero della Ferrari sembrava difficile, c'era già un mezzo in mezzo alla pista, meglio non correre nessun rischio. Diciamo che in questo momento comunque la safety car non va a variare gli equilibri della corsa, perché con i distacchi ancora così chiusi, sì, giusto, da Costa e Froome Wheeler erano scappati lasciando Farnbacher a 2 secondi e 4, non è una situazione che va a compromettere l'equilibrio della corsa come invece ieri. No, in effetti, specie ad inizio gara e con un gruppo molto compatto e distacchi proprio minimi, l'entrata in pista della safety car non cambia nulla. Nel lungo termine, tuttavia, questo potrebbe però essere un problema per Venturini, che aveva già una ventina di secondi di vantaggio nei confronti delle vetture a fondo gruppo, visti i 25 secondi di handicap derivanti dalla vittoria di ieri. Sono comunque, eccolo qui, il box di casa Imperiale con Christian Engelhardt e Raffaele Giammaria, che saliranno poi in macchina rispettivamente al posto di Vito Postiglione e di Thomas Biagi. Si segue con apprensione la gara in questo momento, comunque una variabile da considerare anche questa della safety car. Sì, d'altronde le gare sono così e questa è davvero una variabile imprevedibile, capitano quando capitano, ecco. Vorrei approfittare della tua presenza, Alfredo, e di questo momento di neutralizzazione per andare ad annunciare quello che è il calendario della stagione 2018 dell'International GT Open. Sì, con pochissimi cambiamenti, Antonio, perché saranno ancora 7 gli appuntamenti su esattamente gli stessi circuiti, con date praticamente uguali a quelle di quest'anno, dunque proprio stabilità assoluta nel calendario. Si parte il 15 aprile all'Estoril, poi 6 maggio Paul Ricard, 10 giugno Spa, 8 luglio Hungaroring, 2 settembre Silverstone, 23 settembre Monza e 21 ottobre Barcellona. Barcellona che è sempre la chiusura storica ormai dell'International GT Open negli ultimi anni. Meno una volta, è stata sempre la gara di chiusura,
una volta invece è stata a Portimão. Si rimane comunque sempre nella penisola iberica, mentre c'è in programma per GT Sport un'altra importante novità. Sì, esatto, l'International GT Open si conclude qui a Barcellona, ma c'è una gara in più fuori campionato che sarà una grande novità, il GT Open 1000, la GT Open 1000 piuttosto dovrei dire, gara di 1000 km che si svolgerà a Valencia sabato 2 dicembre, e che chiuderà la stagione. È una nuova iniziativa della GT Sport che sta raccogliendo grandi consensi e sarà bello vedere queste macchine, questi team e questi piloti impegnati su un formato davvero non usuale per loro di 1000 km. È un'iniziativa sicuramente interessante, perché nel corso degli anni si è visto un drastico calo delle gare al di fuori del contesto europeo proprio di quel periodo, vale a dire la 12 ore di Abu Dhabi ad esempio, piuttosto che la 24 ore di Dubai in gennaio. Dunque le squadre in un momento abbastanza difficile preferiscono non spedire il materiale con un volo transoceanico per magari rischiare di non correre. Questa invece può essere un'occasione per rimanere in Europa, far comunque girare i mezzi e soprattutto i piloti per la stagione 2018, con proprio un'interessante novità anche nel formato. Sì, d'altronde poi il grande successo del GT3, delle gare GT3 a livello internazionale consente questo tipo di iniziative, perché ormai il bacino di macchine, la flotta di macchine disponibile è davvero vasta. Nonostante GT Open abbia fatto scuola per quanto riguarda la serie sprint, tant'è vero che proprio il formato del GT Open verrà copiato il prossimo anno da altri campionati, questo comunque nulla toglie, anzi aggiunge maggior valore al lavoro fatto da GT Sport, da Jesús Pareja e da tutti gli uomini dell'organizzazione madrilena. Sì, senz'altro, il modello è già stato copiato, e soprattutto il sistema dell'handicap in tempo, che è una cosa che Jesús Pareja lanciò col campionato spagnolo di GT ancor prima dell'International GT Open e che ora sta diventando prassi in moltissime serie. GT Open sempre innovativo, come dimostra la finale di questo campionato, con al di là del pubblico, eccolo qui, sempre presente nelle gare, un livello della competizione altissimo, perché abbiamo visto tantissimi equipaggi pro in lotta quest'anno per il titolo, cosa che invece negli altri anni era un po' più complicata, c'erano sempre dei pro-am che riuscivano a svettare. Quest'anno c'è stato invece una sorta, un cambio di registro. Beh sì, diciamo che c'è stato le classi sono diventate più chiare, si è rafforzata quella pro, come hai detto, ma anche quella pro-am ha assunto davvero un profilo molto, molto più alto, e direi che è proprio la categoria pro-am quella che sta diventando un po' la caratteristica essenziale del GT Open e che riesce ad attrarre concorrenti da altre serie. Abbiamo visto l'onboard della Lexus RCF, ovviamente fuori dalla lotta per il titolo. Ringrazio Alfredo Filippone, che deve ovviamente andare a preparare il comunicato stampa tra poco, dunque ci ha comunque onorato della sua presenza in apertura di gara, fondamentale il contributo. Intanto la regia ci rimostra l'onboard di Froman Wheeler alla guida. Alfredo, grazie mille per essere stato con noi per tutta la stagione, per il supporto di tutto questo 2017, e ti vedremo poi in parco chiuso con i vincitori. Senz'altro, nel frattempo godiamoci questa bellissima finale. Ciao a tutti. Dunque grazie mille ad Alfredo Filippone e a tutti gli uomini di GT Sport e della regia. Abbiamo visto appunto il replay della partenza dagli onboard delle vetture coinvolte, non ci eravamo persi nessuna fase saliente. Ovviamente il momento più difficile è stato quello vissuto da Fran Rueda, che adesso è in quarta posizione, partiva invece in prima fila. Operazioni di recupero complicate per la Ferrari di Johnny Mullen. Sta ormai scorrendo il tempo di questo primo stint di guida dell'International GT Open.
questo sarà un problema per le vetture Pro-Am, come è il caso ad esempio di Caldarelli, di Ledogar e di Allan Kodair, di Michael Williams, dei piloti definiti pro dell'equipaggio che stanno in realtà perdendo tempo prezioso per accumulare margine per i propri compagni, situazione che comunque in realtà ha dato la possibilità poi ieri proprio all'abruzzese di vincere la prima gara della storia di SF Racing, dopo che già lo scorso anno si era imposto in due occasioni nella pole position. Spegne intanto le luci la safety car, siamo in curva 10, dunque ci apprestiamo per la ripartenza di questa gara 2 dell'International GT Open. Antonio Felix da Costa che andrà a dare il ritmo in ripartenza, alle sue spalle Philip Frommenwiller, che ormai è fuori dalla lotta per il titolo, vuole almeno conquistare la vittoria, rischia di essere un arbitro importantissimo del campionato, come anche Mario Farnbacher. Fran Rueda deve guardarsi dal ritorno di Andrea Caldarelli, che a sua volta ha alle sue spalle Giovanni Venturini, una posizione caldissima quella del pescarese in mezzo ai due contendenti per il titolo. Va dunque a ripartire già Antonio Felix da Costa, mette un margine considerevole tra sé e la Lexus di Philip Frommenwiller, riparte ora la gara a bandiera verde nel corso della settima tornata, un secondo già nel taschino per da Costa, con Mack che insegue Venturini, va a scaldare gli pneumatici da Costa in questo momento, stessa cosa anche per Rueda che favorisce un po' il ritorno di Caldarelli. Eccolo qui Giovanni Venturini, leader della classifica, che deve cercare di sopravanzare la Ferrari davanti a sé, ma deve fare anche attenzione a Mikkel Mack alle sue spalle. Ieri il danese ha dimostrato di avere una velocità impressionante qui a Barcellona, ha sfruttato al limite la 488 in ogni punto del circuito. In staccata si avvicina ora la Ferrari dell'SF Racing a Fran Rueda, come anche la 488 alla Huracan, un momento evidentemente anche con le temperature favorevoli per la Ferrari. Si avvicina Caldarelli a Rueda, tiene l'interno di curva 5 e il pescarese, sfilano i due con l'M6 ormai in evidente difficoltà, ha già perso considerevole terreno da Mario Farnbacher, un secondo e sei fra Rueda e la Lexus RCF, dunque in difficoltà il pilota spagnolo. Caldarelli ormai è sempre più grande negli specchietti dell'M6, giù in picchiata adesso verso curva 10, si sposta all'interno il pescarese, azione di disturbo nei confronti dello spagnolo, come anche Mack nei confronti di Venturini. Guardingo, il vicentino si tiene lontano dai guai, magari attendendo che Caldarelli vada proprio a sopravanzare Rueda per poi giocarsela direttamente con lo spagnolo. 44 minuti al termine della corsa, da Costa sta letteralmente volando, record nel primo e nel secondo settore. Tanto sotto investigazione la vettura di Benham e Perazzini da parte dei commissari per un contatto in curva 10 e 11. Sfila da Costa, 1:47.764 alla ripartenza, il tempo del portoghese, un secondo e 4 su Frommenwiller. Mack che si porta in piena scia di Venturini, con invece Rueda che una volta scaldate le gomme è riuscito a distaccare Caldarelli, 6 decimi a dividere il pescarese dallo spagnolo, mentre vicinissimo Macca Venturini qui adesso in curva 3, abbottonato il vicentino, non deve perdere terreno, indiavolato Mack, uno degli equipaggi sicuramente più competitivi, quello del danese insieme a Miguel Ramos, solo un paio di contatti gli hanno impedito di poter rimanere in lotta sino a quest'ultima corsa. Ha recuperato Rueda adesso nei confronti di Farnbacher, con da Costa che ormai è volato via, un secondo e sei di vantaggio nei confronti di Frommenwiller, sempre più vicino Mack su Venturini, sembra soffrire in questo momento il vicentino di casa Lamborghini, larghissimo in uscita da curva 7, taglia l'ingresso della 8, ancora sempre negli scarichi Mack dell'italiano, fase delicatissima di gara questa, con Rueda che si sta lentamente riavvicinando a Farnbacher per la terza posizione. Rueda che scattava dalla prima fila, visto rimontargli le Lexus proprio in partenza all'arrivo della prima curva. Guardate, adesso c'è Frommenwiller che sta facendo da tappo a questo gruppetto, Farnbacher, Rueda, Caldarelli tutti vicinissimi tra loro. Rueda adesso in scia a Farnbacher, come anche Mack su Venturini,
Il danese pressa il pilota italiano, leader della classifica di campionato in questo momento. Caldarelli si sposta all'interno in curva 1 su Rueda, che è alla ruota sempre di Farnbacher. Proprio 2 secondi e 4, Frommenwiller ormai sta bloccando gli altri piloti alle sue spalle. Vedete considerevole ormai il vantaggio di Da Costa, ha fatto fatica lo svizzero invece a portare in temperatura gli pneumatici della sua vettura. Eccolo qui, si prepara Boaveng, intanto Rueda scarta all'interno su Farnbacher e si prende la terza posizione. Il pilota spagnolo si butta però dentro anche Caldarelli, che affianca Rueda, si sfiorano le due vetture, passa davanti l'italiano, dunque terza posizione agguantata dalla Ferrari 488 dell'SF Racing, con Rueda che aveva beffato Farnbacher ma a sua volta si è visto sopravanzato da Caldarelli, dunque niente di fatto per Rueda, è solo Farnbacher, ha perso una posizione, non cambia nulla, vanificato l'attacco dello spagnolo, sicuramente indispettito da questa situazione. Ora si avvicina anche Venturini a Farnbacher, deve assolutamente passare la Lexus Giovanni per portarsi in scia a Rueda, lotta per il campionato qui fra la quarta e la sesta posizione, con ora la Lexus di Farnbacher a fare da arbitro. Caldarelli che ha avuto la meglio proprio come ieri lì in curva 4 e 5, bellissima manovra del pescarese che ha recuperato due posizioni portandosi in terza posizione assoluta. Mack continua a tenere in scacco comunque Venturini, che ora punta la Lexus di Farnbacher. Questo ha dato modo anche a Frommenwiller di respirare un attimo nel corso della nona tornata. Eccolo qui, Rueda che punta nuovamente la Ferrari di Caldarelli, ma è troppo lontano per tentare l'attacco in curva 1. Sicuramente frustrante per Rueda aver portato l'attacco a Farnbacher ma non aver recuperato nulla né nella classifica generale né soprattutto nei confronti di Venturini, perché sopravanzando Farnbacher poteva recuperare una posizione, ma il sorpasso subito da Caldarelli lo riporta in quarta piazza. Intanto Mack sempre più vicino a Venturini, qui il vicentino va in copertura sul danese con un occhio sempre ovviamente a Farnbacher davanti a sé. Caldarelli cerca di ricucire il gap con Frommenwiller, qui la riproposizione del sorpasso. Rueda che arriva un po' lungo allargando Farnbacher e ne approfitta Caldarelli all'interno. La gioia di Boaveng che vede però poi vanificato l'attacco di Rueda nei confronti della terza posizione andata nelle mani del pilota abruzzese di SF Racing. Tuttavia Caldarelli dal cambio pilota praticamente sparirà, perché oltre all'handicap derivante dalla vittoria di ieri nella classe Pro Am vedrà salire in vettura Fu Songyang, gentleman cinese decisamente più lento e che sicuramente non può competere col passo di Mapelli, di Boaveng, di Albert Costa e di Lorenzo Brau da Vega, che saliranno in vettura al cambio piloti. Dunque ecco già Caldarelli nella scia intanto di Philip Frommenwiller, con Venturini che si avvicina a Farnbacher. Deve a tutti i costi Giovanni cercare di sopravanzare la Lexus. Replay della regia intanto per un contatto tra la BMW numero 17 che manda in testa coda Jakub Knoll, cioè Jakub Knoll che manda in testa coda Michael Benham con la McLaren numero 24. Riparte comunque il pilota inglese, porterà un po' di sporco in pista. 36 intanto il record nel primo settore da parte di Caldarelli, con Venturini che continua a difendersi da Mack. Eccolo qui, Frommenwiller già 3 secondi e 4 di ritardo da Da Costa, che segna ora il record nel primo settore, 34 per la BMW numero 51. Il portoghese sta letteralmente volando, 3 secondi e 4 di margine messi da parte dopo la ripartenza della safety car. Ancora aggressivo Caldarelli, chiude la traiettoria in curva 5 per percorrere meno spazio. Intanto fuori la McLaren di Benham, non è riuscito a ripartire l'inglese, si è insabbiato in curva 5. Situazione ora decisiva, perché se la direzione gara dovesse mandare in pista la safety car, intanto c'era l'attacco di Caldarelli su Frommenwiller in curva 9. Eccolo lì il pescarese ora in scia alla RCF, tenterà l'interno in arrivo in curva 10, ma è riuscito ad avere una trazione migliore lo svizzero, vicinissima la Ferrari adesso in percorrenza di curva 11. Vediamo se Caldarelli riuscirà a sferrare l'attacco. Guardate com'è abbottonata la 488 all'interno, prova
il Pescarese a prendersi anche la seconda posizione. Deve però desistere Andrea, che qui ha vinto il titolo dell'Endurance un mese fa, sa bene come destreggiarsi lungo i 4.655 metri del circuito di Catalunya, e si avvicina anche Fran Rueda. Momento importantissimo per la lotta per il titolo dell'International GT Open. Eccolo che esce ora aggressivo dall'ultima curva, Caldarelli, con anche Rueda alle sue spalle. Proverà a prendere l'interno in curva 1 tirando la staccata. Esce già dalla scia della RCF, ma è una manovra di disturbo quella di Caldarelli. Si avvicina ancora a Frommenwiller con Venturini, ora anche vicino a Farnbacher. Forse in difficoltà le Lexus con l'utilizzo degli pneumatici, ma c'è sempre Macca alle spalle di Venturini, non può tirare il fiato il vicentino leader di campionato. In curva 5 ancora le bandiere gialle per il recupero della McLaren di Michael Benham. Dunque ancora adesso qui le bandiere gialle arriveranno, dunque dovrà fare attenzione Caldarelli a non farsi trarre in inganno. Arguto lo svizzero nel tentativo di beffare il pescarese, che però non si fa cogliere di sorpresa. Vanno giù in picchiata verso curva 7, fasi incandescenti di gara per l'International GT Open qui a Barcellona, ultimo appuntamento della stagione 2017. Tanti arbitri nella lotta per il titolo: Rueda quarto, Venturini sesto, Mack sta inseguendo il pilota vicentino dall'inizio della corsa. Proverà ancora Caldarelli qui ad avvicinarsi nel tratto guidato. Chiude ancora la traiettoria Frommenwiller, larghissimo Caldarelli in curva 11, ancora abbottonato come nel passaggio precedente, ma la maggior velocità di percorrenza di Frommenwiller lo porta davanti. Viene aperta intanto la finestra per il cambio pilota, vediamo se Rueda e Venturini rientreranno subito. Ricordiamo 25 secondi di handicap da scontare per la Lamborghini numero 63. Rientra subito Rueda ai box, vediamo se il box imperiale deciderà di marcare a uomo la BMW M6. No, continua Venturini con Caldarelli intanto nella scia di Frommenwiller per la seconda posizione assoluta. Dunque gioca d'anticipo il team Theo Martin, chiamando subito ai box il pilota della vettura numero 65, Fran Rueda, che lascerà Victor Boaveng nella seconda parte di gara. Eccoli qui i rivali per il titolo di Giovanni Venturini. Pit stop con anche cambio degli pneumatici. Ai box intanto anche Mikkel Mack, che lascia il volante a Miguel Ramos. Christian Engelhardt sale al posto di Vito Postiglione. Ecco qui la Ferrari 488 dello Spirit of Race, con sempre Caldarelli all'attacco di Frommenwiller. Verosimilmente il pescarese sarà uno di quei piloti che porterà fino in fondo il suo stint di guida. Pronto Christian Engelhardt, anche lui campione dell'Endurance un mese fa, chiamato a dare manforte a Giovanni Venturini. Probabilmente ripartendo metterà in scacco Victor Boaveng. Intanto Caldarelli si fa ancora vedere da Philip Frommenwiller in curva 9, non dà tregua allo svizzero. L'abruzzese dell'SF Racing tiene l'interno in arrivo di curva 10, ma ancora un po' di vantaggio lo svizzero. Chiude all'interno Caldarelli, che in trazione prova a farsi vedere da Frommenwiller, vuole a tutti i costi passare Andrea, si rende conto di essere più veloce ma non riesce ad avere la meglio sulla Lexus, Lexus di cui difende i colori in Giappone nel Super GT. Dunque un conflitto di interessi per il pescarese clamoroso tra Lamborghini e Lexus. In questo momento rientra Frommenwiller ai box, dunque prosegue Caldarelli la sua cavalcata solitaria, ormai all'inseguimento di Antonio Felix da Costa. Continua anche Farnbacher, vediamo se rientrerà Giovanni Venturini per lasciare il volante. Eccolo qui, rientra Giovanni Venturini ai box, dunque momento cruciale per la lotta al titolo. 25 secondi di handicap anche aggiuntivi per la Lamborghini numero 63. C'è tutto il tempo tra Mapelli e Venturini per cambiare la posizione di guida. Grande armonia tra i due, hanno già avuto modo di correre insieme nella serie Blank Paint Sprint con il team Attempto, quella una stagione disastrosa. Qui invece davanti a tutti nel GT Open, supportati ufficialmente dal costruttore di Sant'Agata. Ecco qui l'Edogar che va all'attacco della McLaren numero 99 di Coimbra, fasi delicatissime, sfiorato il contatto tra la Bentley di Midos in fase di doppiaggio, con anche arriva dietro Thomas Biagi.
già uscita la Lexus di Albert Costa, ovviamente invece ancora ai box Marco Mappelli, 25 secondi aggiuntivi per loro rispetto a Victor Boaveng, che aveva un minuto di ritardo sul traguardo. Dunque facile per il team BVM, il team Theo Martin con la BMW M6 tornare davanti. Riesce ora Albert Costa davanti a Boaveng, ovviamente Philip Fromwiller e la davanti a Rueda, già transitata la BMW, ancora in pit lane Marco Mappelli sconta i 25 secondi di handicap derivanti dalla gara di ieri. Qui intanto la McLaren 88 di Com Ledogar risalito in quarta posizione. Da Costa, Caldarelli, Farnbacher, Ledogar, Kodair, Midos, Biagi, Nono Figueiredo e Albert Costa, la top 10 provvisoria di questa gara finale, atto conclusivo dell'International GT Open. Giovanni Venturini ai box del team imperiale. Che stint per Giovanni Venturini, situazione molto complicata per lui, non ha comunque commesso errori il vicentino, è stato molto bravo, è uscito intanto dai box Marco Mappelli, rientra Thomas Biagi che lascia il volante a Raffaele Gianmaria. Cercheremo poi di capire al prossimo passaggio sul traguardo la posizione dei due rivali al titolo, con Victor Boaveng dato in decima piazza e Mappelli invece in sedicesima. Una ventina di secondi a dividerli. Qui ancora con la McLaren di Com Ledogar. Deve fare attenzione alla Mercedes di Alam Kodair. Ci eravamo un po' persi. Questi piloti che partivano invece davanti, rimasti anche loro un po' imbottigliati e sorpresi dall'avvio delle Lexus. 1.47.581 intanto. Il giro più veloce fatto segnare da Caldarelli nel passaggio precedente, ha recuperato mezzo secondo alla BMW di Antonio Felix da Costa. A pista libera il pescarese sta spingendo, non c'è però possibilità di lottare per la vittoria assoluta per lui, forse nemmeno per la Pro-Am vista la differenza di passo del compagno di squadra Fu Songyang. Tanto miglior giro invece segnato proprio ora dall'Audi, 1.47.277, clamoroso il passo dell'R8. Ecco qui Albert Costa davanti a Victor Boaveng, nona posizione per il pilota svedese in questo momento, con Costa che va a segnare il record nel primo settore, ovviamente inferocito il pilota spagnolo dopo il ritiro nella gara di ieri, che ha messo definitivamente la parola fine alle sue speranze per il titolo. È il leader virtuale di questa corsa, Albert, primo dei piloti che hanno effettuato il cambio pilota e pit stop obbligatorio. Attendiamo ovviamente il rientro poi di Da Costa, Farnbacher, Ledogar, Caldarelli, Kodair, Midos e Nono Figueiredo per rivedere quelle che sono le posizioni. Marco Mappelli è in sedicesima piazza, ci sono una quindicina, 15-20 secondi di ritardo tra l'inquadrato Boaveng in nona piazza e Mappelli in sedicesima. 2, 10, 16, 14, 25, 24 secondi, così non sono mai stato bravo in matematica a dividere in questo momento i contendenti al titolo. Tanto Mack in lotta con la McLaren numero 22 di Rob Bell in fase di sdoppiaggio, il pilota inglese già campione ieri della Pro-Am insieme al compagno di squadra. Intanto il giro veloce di Albert Costa, 1.46.705. Per qui Ramos che precede Bell sul traguardo della quindicesima tornata. Davanti a loro c'è la Ferrari del team Rinaldi, passa Bell su Ramos in curva 1, dunque recuperata una posizione per il pilota in inglese. 14esima piazza archiviata, facile ora per Bell andare anche a prendere Salikov. Rientra i box intanto Mario Farnbacher per cedere il volante al fratello Dominic, dunque un'altra delle vetture che andrà a inserirsi tra Boaveng e Mappelli. Sempre stabile sui 26 secondi il
ritardo di Mapelli e Boaveng. Deve cercare Mapelli ovviamente quando ha pista libera di spingere il più possibile. Davanti a lui c'era proprio l'inquadrata vettura, eccola qui, di Miguel Ramos. 2 secondi, eccolo lì Marco Mapelli con la Lamborghini numero 63 alle spalle del portoghese, qui che deve partire la rimonta del team imperiale. Albert Costa, leader provvisorio e a meglio virtuale di questa gara, transita ora sul traguardo con ancora 2 intermedi record già distaccato. Boaveng, Fran Rueda segue le fasi di gara. 1.46, 8 e 33 l'ultimo giro completato da Albert Costa. Ha distaccato già 2 secondi e 4 Boaveng, che deve però stare attento perché a 7 secondi e 1 c'è Christian Engelhardt con la Lamborghini di casa imperiale, che andrà sicuramente a cercare di chiudere questo gap negli ultimi 27 minuti di gara rimanente all'esposizione della bandiera a scacchi, che chiuderà così definitivamente il discorso. Titolo dell'International GT Open, 7ª posizione per Boaveng. Farnbacher invece verosimilmente si andrà a inserire proprio davanti a Marco Mapelli. Rientra intanto Antonio Felix da Costa ai box, leader di questa gara. Rimane un solitario Andrea Caldarelli con 20 secondi di vantaggio nei confronti di Com Ledogar, entrambi in lotta per la classifica Pro-Am, così come Allam Kodair, terzo della classe. Lorenzo Brauda Vega prende il volante da Antonio Felix da Costa, autore di un ottimo stint. Non a caso ovviamente il pilota portoghese è ufficiale della casa di Monaco di Baviera. Qui Costa che continua a segnare record nei settori intermedi, ora l'assoluto nel centrale 47 dopo un 34 nel primo settore. Vediamo come concluderà questa 17ª tornata di gara. Dovrebbe riuscire ad avvicinarsi notevolmente, eccolo qui Lorenzo Brauda Vega in uscita. I giri veloci di Costa potrebbero avergli permesso di portarsi in scia rispetto alla 2ª posizione. Li prende la scia, aveva pizzicato la linea bianca in uscita. Brauda Vega all'esterno per Costa, sfila così sulla BMW, resiste però da Vega all'interno. Ora appaiati in curva 3, difficilissimo in questo punto il sorpasso a gomme calde. Costa riesce a portarsi all'esterno dell'M6, è davanti in questo momento, ma la traiettoria in curva 4 è a favore della BMW e si avvicinano i due, si sfiorano. Mantiene ancora la posizione da Costa, appaiati per 2 curve con la BMW che si porta davanti. Ora da Vega prende l'interno di curva 5, prova all'esterno. Costa vola anche qualcosa da una delle 2 vetture, però incarognito Costa in questo momento. Rientra intanto Caldarelli e box, dunque tutte le vetture di testa hanno completato il pit stop. Dovrà rientrare anche Ledogar per cedere il volante a West. Eccolo qui Lorenzo Brauda Vega che contiene il ritorno di Albert Costa, mentre dietro c'è appunto Victor Boaveng. Gioco di squadra, va a rallentare la Lexus per dare modo ovviamente allo svedese di avvicinarsi e recuperare più posizioni possibili. Gioco di squadra che non era riuscito in casa imperiale con Engelhardt, che sta comunque facendo l'impossibile per avvicinarsi a Boaveng. Recupera 6 decimi nel giro precedente il pilota tedesco, ma sono ancora 6 secondi e 6. Eccolo qui Costa che cerca in tutti i modi di passare davanti a Brauda Vega. Riparte intanto la Ferrari numero 5 di Fusong Yang, ma dovrebbe essere agevolmente leader Lorenzo Brauda Vega. In arrivo alla prima curva si porta all'interno Costa, si fa vedere ma tira la staccata il pilota di casa Theo Martin. Ha recuperato tantissimo anche Boaveng, eccolo lì, ormai compare anche nella inquadratura delle telecamere la 2ª BMW del team Theo Martin in lotta per il campionato. Marco Mapelli è 14° in questo momento. Engelhardt in 4ª posizione, Farnbacher 5º, scivolano Fusong Yang, West, anche Gian Maria
ora alle spalle di Farnbacher. Ovviamente i 25 secondi di handicap derivanti dalla vittoria di ieri hanno messo in salita la rincorsa al titolo di Giovanni Venturini, che vede ora Marco Mappelli tredicesimo con 28 secondi di ritardo da Lorenzo Berauda Veiga e 26 nei confronti di Boveng. Momenti delicatissimi questi dell'ultimo atto dell'International GT Open, con Berauda Veiga che detta il ritmo cercando di non far scappare la Lexus di Albert Costa per far riavvicinare Victor Boveng. Quarto Christian Engelhardt, 47.6, è il pilota più veloce in pista in questo momento nel gruppetto di testa. Velocissimo anche il tempo di Jordan Witt a gomma nuova, 1.47.2. Witt leader della Pro-Am, eccolo qui inquadrato Marco Mappelli, ha davanti a sé la Ferrari. La McLaren numero 22 è riuscito a sopravanzare Miguel Ramos, c'è Rob Bell davanti con anche Rinat Salikov, dunque chiamato all'impossibile. Ora Mappelli deve sbarazzarsi il più in fretta possibile della McLaren dell'inglese per cercare di chiudere il divario dalla vetta. 28 secondi e 7 per Mappelli, ora 10 secondi invece per una confortevole sesta posizione, obiettivo minimo per la Lamborghini numero 63. Boveng si avvicina, intanto qui il sorpasso ai danni di Fusong Yang con la Ferrari numero 5 che avevamo visto guidata da Caldarelli precedentemente. Si butta dentro Bell, ci prova anche Mappelli, riesce così il sorpasso dell'italiano sulla vettura del cinese. Dodicesimo in questo momento Mappelli, davanti Bell, poi Salikov e Han. È Bell sicuramente il cliente più ostico per Mappelli in questo momento. Fa bene a rimanere in scia all'inglese per andare a superare progressivamente gli altri piloti che lo dividono dall'ingresso in top 10. Ecco Venturini che segue con apprensione le fasi di gara del suo compagno. Bell che si avvicina alla Ferrari di Rinat Salikov, poi la Mercedes di Marcelo Han. Qui ovviamente procedono lentamente gli Am, fanno perdere tempo prezioso a Marco Mappelli. Tesissime fasi di gara, non a caso ovviamente la regia indugia su questo duello. Deve provare magari Mappelli ora a prendere la scia di Bell in uscita dall'ultima curva. Il replay che ci mostra il tentativo di attacco di Costa su Lorenzo Berauda Veiga, rischiosissimo momento in vetta alla corsa con il pilota spagnolo che vuole prendersi a tutti i costi il primato nella gara di casa, mentre Boveng rimane a 2 secondi e 7. Intanto anche Ciocci ora insegue Miguel Ramos per la tredicesima posizione. 19 minuti al termine di questo campionato, tutto ancora da decidere. Victor Boveng confortevole terzo, mentre Marco Mappelli deve rimontare dalla dodicesima posizione per permettere al compagno Giovanni Venturini di conquistare il titolo. Confronto sempre delicato tra i piloti gentleman, con Salikov che cerca di portarsi all'interno di Han e Bell. Guardingo alle sue spalle, tiene dietro Mappelli. Momenti di altissima tensione, non può permettersi ovviamente nessun tipo di errore Mappelli. Eccoci qui ancora con Costa all'attacco di Berauda Veiga, non è riuscito solo in questo passaggio Boveng finalmente a recuperare qualcosa. Largo intanto qui Han che favorisce il rientro di Salikov e Bell, attenzione invece con Mappelli che si porta all'esterno della Mercedes che lo allarga in uscita di curva 11, rischiosissima manovra
con l'italiano che non riesce ad avere la meglio su Han. Dunque prova ora all'interno alla chicane di curva 14, passa Mappelli, che rischio per la Lamborghini del team imperiale che deve ora ricostruire tutto per portarsi in scia Rob Bell, dodicesima posizione in cui è scivolata la Mercedes, undicesima ora quella di Mappelli che deve ricostruire tutto, aumenta il distacco dal vertice, ora a 30 secondi il pilota italiano con Bell che cerca di avvicinarsi a Salkov. Il replay che mostra dall'onboard di Mappelli il bellissimo sorpasso da parte di Han, da parte di Mappelli ai danni di Han. Manovra necessaria per Mappelli, resistenza ad oltranza forse non necessaria invece per il pilota di Mercedes. Ho visto un mulo, ha detto Venturini al box. Ovviamente tensione in questo momento per tutto il team imperiale. Marco Mappelli undicesimo, ha già ripreso la ruota di Rob Bell, deve assolutamente fare fuori la McLaren e la Ferrari per andare a chiudere gli 11 secondi di distacco dall'ottava posizione. Fase di gara complicatissima questa, 16 minuti da cardiopalma per la chiusura dell'International GT Open a Barcellona. Si chiude il 22esimo passaggio con ormai Lorenzo Barauda Vega che mantiene la prima posizione, Albert Costa ha tirato i remi in barca e ha un secondo, non riesce invece ad avvicinarsi Victor Boavenga, è vicinissimo invece ormai Christian Engelhardt, soli 2 secondi e 7 di traverso, Mappelli ancora in uscita dalla penultima curva, vicinissimo alla McLaren, qui però il motore turbo della 650S rischia di dare un vantaggio all'inglese in lotta, ci dice la grafica, per la nona posizione assoluta insieme alla Ferrari di classe AM del team Rinat. Deve provarci Mappelli nei prossimi giri, intanto fondamentale il recupero di Engelhardt su Boaveng, perché dovesse il tedesco superare lo svedese chiaramente farebbe perdere una posizione ai rivali in classifica. Si fanno i conti al muretto del team Theo Martin, apprensione sia sul volto di Fran Rueda che di Theo. 15 minuti e 30 secondi alla conclusione della gara, Mappelli ancora vicinissimo a Bell, con Engelhardt che recupera altri 2 decimi su Boaveng. Il passo della BMW M6 numero 65 alto all'interno, ci prova Mappelli in curva 5, deve desistere. Con Berauda Vega sempre in fuga, 1 secondo e 3 su Costa. Boaveng che invece rallenta, si avvicina sempre Engelhardt, 1.47 e 9, 1.48 e 6 invece il tempo della BMW M6, contributo fondamentale quello del tedesco. Intanto ciò ci passa Marcelo Han e si porta in 12ª piazza, ma qui è qui che sta perdendo tempo. Mappelli e Bell devono cercare di sbarazzarsi della Ferrari di Rinat Salikov, ci prova ora Bell in arrivo alla staccata di curva 13, poi la lenta chicane con ovviamente la Ferrari che rallenta il gruppo. Intanto 5 secondi di penalità per la Audi R8 di Bradley Ellis che non ha rispettato l'handicap tempo, dunque un'altra posizione che potrebbe recuperare in classifica Mappelli qualora dovesse però riuscire ad avvicinarsi. Drammatici infatti gli 11 secondi di ritardo di Rinat Salikov che bloccano proprio Bell e Marco Mappelli. Ancora recupera Engelhardt, 6 decimi nell'ultimo passaggio, ora 2 secondi da Victor Boaveng in quarta posizione. Eccolo qui Victor Boaveng, intanto è riuscito Mappelli a passare Rob Bell, dunque l'italiano ora alla caccia della Ferrari di Rinat Salikov per la nona posizione assoluta, con poi pista libera davanti a sé per dare sfogo alla cavalleria della sua Huracan GT3. Sfanala Mappelli inferocito per aver perso ovviamente tempo dall'uscita dai box. Eccolo qui il sorpasso all'interno di curva 4, non forza ovviamente Bell
sapendo che Mapelli è in lotta per il titolo. Eccolo anche dall'interno, bellissimo onboard rappresentato dalla regia, lunga la staccata Mapelli e chiude subito la traiettoria all'interno. Dai, 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 è contento ovviamente Giovanni Venturini, entusiasmo all'interno del box vicinissimo. Ora Mapelli alla Ferrari di Rinat Salikov per quella che sarebbe la nona posizione assoluta. Christian Engelhardt intanto a un secondo e mezzo da Victor Boeveng, non è finita qui ancora, 12 minuti al termine di questa gara 2 dell'International GT Open, classifica che cambia di minuto in minuto. Eccolo ora Mapelli in rettilineo, cerca di prendere la scia della Ferrari 488 di Rinat Salikov. Deve sbarazzarsi il prima possibile della vettura di casa Rinaldi, prova ora a scartare verso l'interno il pilota italiano ufficiale di casa Lamborghini. Ora all'interno di curva 3 si sfiorano i due con la percorrenza appaiata, proverà ancora forse alla staccata di curva 4 dove ha sopravanzato in precedenza la McLaren di Bell, 3 punti in questo momento per Giovanni Venturini di vantaggio nei confronti di Rueda e Boeveng. Deve però provarci ancora Mapelli, tira la staccata sulla Ferrari in curva 5, deve però desistere ancora l'italiano, ma è lì, è vicinissimo, eccolo che si sposta all'interno di curva 7, passa ora Mapelli in nona posizione, vola l'italiano all'inseguimento ora dell'Audi R8 in ottava piazza, 13 secondi da recuperare mentre Christian Engelhardt è sempre più vicino a Victor Boeveng in terza posizione, missione quasi compiuta per l'italiano, sorpasso qui in un punto difficilissimo. Ovviamente Salikov sa che Mapelli sta lottando per il titolo, decide di lasciare porta aperta e non opporre resistenza. La tensione sul volto di Giovanni Venturini con Albert Costa che si è ora riavvicinato sensibilmente a Lorenzo Berauda Vega per la prima posizione assoluta di questa ultima gara dell'International GT Open, ed eccolo Christian Engelhardt ormai nella scia di Victor Boeveng. Sarebbe una manovra clamorosa questa del team imperiale che porterebbe via una posizione sul podio ai rivali diretti di Giovanni Venturini, dunque gioco di squadra fondamentale in questo momento per la compagine italiana, è in sofferenza Boeveng. Ora però chiaramente Engelhardt non ha aria pulita davanti a sé, deve cercare di mettere sotto pressione il pilota svedese e sferrare l'attacco. Guardate il recupero progressivo di Engelhardt dal 22esimo al 25esimo passaggio. Transita ora sulla linea del traguardo anche la vettura di Mapelli. È riuscito a ricucire un po' il distacco, 48,5, ovviamente più veloce delle vetture che lo precedono. Eccoli qui intanto Lorenzo Berauda Vega e Albert Costa, fondamentale che Christian Engelhardt riesca a portare l'attacco a Victor Boeveng per dare un margine di sicurezza a Giovanni Venturini per il titolo dell'International GT Open 2017. 9 minuti e mezzo al termine. Concitazione al muretto del team Theo Martin, stessa tensione che abbiamo visto ovviamente sul volto del vicentino in casa Lamborghini, vicinissimo ormai Engelhardt, 8 decimi a dividerli, eccolo la grafica conferma 878 millesimi sul secondo settore, 2 decimi ancora recuperati da Engelhardt che qui si è laureato campione della serie Endurance un mese fa, sa benissimo dunque come gestire la sua vettura in queste condizioni, e ormai è innervosito invece Albert Costa perché vuole liberarsi a tutti i costi di Lorenzo Berauda Vega e conquistare almeno una meritata vittoria in questo finale di gara dopo una stagione bellissima che li ha visti lottare per il titolo sino all'ultimo. Pole position ottenuta ieri da Costa, poi vanificato per un problema tecnico la rincorsa al titolo. Eccolo qui Albert vicinissimo a Lorenzo Berauda Vega in uscita da curva 5 impicchiata giù verso la 6 dove Mapelli è riuscito ad avere la meglio su Salikov. 48,3 l'ultimo giro di Mapelli, gira esattamente come Raffaele Gianmaria, ci sono però 20 secondi ovviamente a dividerlo dalla sesta posizione.
causa ovviamente l'handicap derivante dalla gara di ieri. Ed eccolo Christian Engelhardt sempre più vicino a Victor Boaveng, come lo è Albert Costa a Lorenzo Berao da Veiga, BMW M6, che sembrano essere in sofferenza in questo finale di gara. Lexus che gode di una miglior trazione in uscita dalle curve lente, poi il motore della BMW riporta da Veiga ad avere il vantaggio e passa Costa all'interno di curva 14, bellissima manovra del pilota spagnolo che va così a prendersi la leadership. Ci prova anche Engelhardt, taglia però la chicane Victor Boaveng, si riporta in scia Christian Engelhardt. BMW evidentemente in crisi di gomme in questo momento, difficoltà per l'M6 nel gestire la rimonta di Costa per la vittoria e di Engelhardt per il podio. Si rivoluziona ancora la classifica dell'International GT Open qui a Barcellona per gara 2. Ancora Engelhardt chiude sul cordolo la traiettoria, va a cercare la scia di Victor Boaveng che viene ovviamente ammonito dai commissari per aver tagliato la chicane. Ci riproverà però ovviamente ora Christian Engelhardt nelle prossime tornate, 6 minuti al termine. Marco Mappelli guadagna 2 secondi al giro su Bradley Ellis davanti a sé e su Jordan Witt. Eccolo qui la riproposizione dell'immagine, non è sembrato esserci stato il contatto tra Engelhardt e Boaveng, comunque il taglio da parte dello svedese che chiaramente gli ha dato il vantaggio almeno di non avere il fiato sul collo del pilota tedesco di casa Lamborghini. Ha già allungato a 1 secondo il proprio margine Albert Costa. La tensione di Fran Rueda al muretto del Theo Martin Motorsport, con ormai Christian Engelhardt negli scarichi dello svedese. Va in azione di disturbo il tedesco del team imperiale, vicinissimo qui nella parte guidata, deve provarci a tutti i costi, non si chiude al cordolo in ingresso di curva 11 il pilota tedesco, ora giù di nuovo verso la chicane che immette all'ultima curva, comprova all'interno Engelhardt, deve però desistere larghissimo Boaveng. Ieri due sono stati protagonisti di un contatto proprio all'ingresso della corsia dei box che ha portato alla penalizzazione di 5 secondi del pilota svedese. Questo gli ha dato anche però modo di non avere handicap da scontare quest'oggi. Dunque c'è Engelhardt che sta mettendo sotto pressione Boaveng, c'è Costa che sta volando verso la conquista del successo di gara 2 a Barcellona. Ultimi 5 minuti di gara che decideranno l'assegnazione del titolo dell'International GT Open. Ancora Engelhardt, si stanno avvicinando ormai anche Dominic Farbacher e Raffaele Gianmaria alla BMW M6 di Victor Boaveng. In crisi il pilota svedese in questo finale di corsa, conferma la grafica le posizioni. Con appunto la battaglia per l'ultimo gradino del podio, Boaveng, Elderal, Frambacher e Gianmaria, due brutti clienti Lamborghini per Boaveng in questo finale di corsa. Sempre più vicino ormai Christian Engelhardt, vuole provare a tutti i costi a prendere la terza posizione assoluta di questa gara. Prova ora, scarta verso l'esterno per l'incrocio di traiettorie, ma ormai si è avvicinato anche Frambacher, ancora in trazione all'interno, prova il tedesco, rimane in scia sulla BMW che riesce però a mettere un po' di margine in rettilineo. È arrivato Farbacher ora in scia ad Engelhardt, dunque il tedesco deve guardarsi dal connazionale per non perdere la quarta posizione. Scarta all'interno la Lexus, va a proteggere ovviamente la traiettoria Christian Engelhardt, con anche Raffaele Gianmaria ormai arrivato sul gruppo dei primi. Continua a recuperare Marco Mappelli nei confronti di Bradley Ellis.
nona posizione in questo momento per Mappelli nella classifica assoluta, settima tra i pro, perché Jordan Witt e Bradlon Ellis sono della classifica Pro-Am. Continua Boveng a tenersi alle spalle Engelhardt. Qui intanto il contatto tra Ramos e la Mercedes di Han. Rimarranno in quella posizione le vetture, non verranno recuperate ovviamente in questi ultimi due minuti di gara, con Engelhardt che ancora va a tentare l'attacco ai danni di Boaveng. Avete visto com'è nervosa la Lamborghini, bussa il tedesco al posteriore dello svedese, fa capire a Boaveng che è lì ancora, prova verso l'esterno Engelhardt nell'incrocio della chicane 14 e 15, c'è anche Farnbacher con alle sue spalle Raffaele Gianmaria. Clamoroso anche il passo ancora di Marco Mappelli, che continua a ridurre il distacco. Ha ora 20 secondi dall'inquadrato Victor Boaveng, ma manca solo un minuto e mezzo ormai alla fine di questa gara. Contributo fondamentale, ovviamente la tensione, eccolo qui sul volto di Giovanni Venturini, che può laurearsi campione dell'International GT Open nell'ultima gara di campionato. Ultimi tesissimi 63 secondi di gara, un minuto ormai alla conclusione, con Gianmaria che si fa vedere alle spalle di Farnbacher. Prova ancora Engelhardt a mettere sotto pressione Boaveng. Intanto Berauda Vega che dà modo a Boaveng di avvicinarsi. Sono fasi cruciali queste, perché dovesse recuperare una posizione Boaveng metterebbe in crisi la rimonta di Mappelli. Ecco che scarta all'interno Engelhardt, non riesce però a sopravanzare il pilota di casa BMW. Hanno capito il gioco in casa imperiale, non bisogna lasciarsi beffare. Iniziato intanto l'ultimo giro con Albert Costa ormai solitario al comando, e va largo Victor Boaveng, passa Christian Engelhardt in ghiaia la BMW numero 65, perde così il contatto il pilota svedese con anche Farnbacher, che cerca di sopravanzare Engelhardt, blocca il tedesco il connazionale, con Gianmaria anche che va a tentare il sorpasso sulla Lexus, è sfandato via intanto Lorenzo Berauda Vega, è scivolato in sesta posizione Victor Boaveng, tutto all'ultimo giro. Ecco che Engelhardt che va a chiudere su Farnbacher, prova ormai Gianmaria a passare, bussa al posteriore della RCF, lotta per la terza posizione dunque in gara 2. Ora prova all'interno Gianmaria di Farnbacher per portarsi a casa la quarta piazza. La Ferrari di Fu Songyang doppiata in questo momento, passa Engelhardt. Riesce anche Gianmaria a doppiare il pilota cinese, arriverà ora anche Boaveng. Ecco Engelhardt che blocca Farnbacher, mentre ormai solitario Albert Costa va a prendersi quella che è l'ultima vittoria della stagione 2017. Un successo meritato per l'Emil Frey Racing, mentre nelle retrovie ancora Gianmaria non riesce ad avere la meglio su Farnbacher, con Boaveng che ha superato la vettura di Fu Songyang. Vince la gara Albert Costa, ma attendiamo ora di vedere come saranno le posizioni di rincalzo con Christian Engelhardt.
Eccolo qui Lorenzo Berauda Vega che va a prendere il secondo posto. Terzo Engelhardt, quarto Farnbacher, quinto Gian Maria, passa ora sul traguardo Victor Boveng in sesta posizione. Attendiamo, eccolo qui l'arrivo della vettura numero 63 di Marco Mapelli in nona piazza assoluta, che va così a celebrare il successo della stagione 2017, la gioia del team imperiale che conquista il titolo con Giovanni Venturini, Giorgio Sanna, Giorgio Ferro, Vito Postiglione. Incontenibile il muretto della squadra italiana. Giovanni Venturini è il nuovo campione dell'International GT Open 2017, una rimonta che sembrava impossibile a metà gara, ce l'ha fatta invece la Lamborghini a riconfermarsi campione dalla scorsa stagione. Ecco qui Giorgio Sanna e Giovanni Venturini, l'emozione sul volto del vicentino che può finalmente tirare il fiato. Una gara tiratissima, 60 minuti interminabili. Ovviamente l'abbraccio con Giorgio Sanna, responsabile del programma, Marco Mapelli, che ha aiutato Giovanni Venturini in questa impresa nella parte finale di stagione. Un successo che ovviamente è anche suo, perché non ce l'avrebbe fatta Giovanni da solo in questo finale a conquistare il titolo. Dunque successo solitario per un italiano. Eccolo qui l'abbraccio ancora in pit lane con tutti gli amici e i supporter, gioia che proseguirà anche questa sera evidentemente a Barcellona per tutto il team imperiale e per Lamborghini. Riepiloghiamo intanto la classifica con la vittoria di Albert Costa e Philipp Frommenwiller con la Lexus davanti alla BMW di Lorenzo Rauda Vega e Antonio Felix da Costa, terzo gradino del podio per Vito Postiglione, che torna così a celebrare la gara con Christian Engelhardt. È stato un piacere poter commentare il International GT Open, il titolo andato nelle mani di un pilota italiano. È stata una stagione tiratissima fino all'ultimo, proprio nel finale di campionato a Barcellona. Albert Costa che con la vittoria si riporta in terza posizione insieme a Philipp Frommenwiller, Thomas Biaggi campione uscente quarto, ed ecco qui adesso il saluti in parco chiuso per Lorenzo Berauda Vega e Antonio Felix da Costa, felici certo del secondo posto conquistato, ma rimane l'amaro in bocca per la compagine spagnola per non aver conquistato il titolo piloti, titolo comunque sfiorato. Il team Tio Martin ha dimostrato di essere nuovamente tra le compagini più competitive dopo aver vinto 2 anni fa con McLaren il passaggio sofferto all'inizio dello scorso anno con BMW. Quest'anno la conferma che per il 2018 Tio Martin Motorsport sarà tra i team da battere. Da battere sarà anche questa vettura, la numero 63, che ha portato, grazie anche a Marco Mapelli, Giovanni Venturini a vincere il titolo dell'International GT Open qui a Barcellona in gara 2. Va in parco chiuso ovviamente la vettura dei campioni, Venturini che va ad accogliere Marco Mapelli. Incontenibile ovviamente la gioia del vicentino, l'abbraccio tra i due scesi dalla macchina, innalza Mapelli Venturini campione dell'International GT Open. Arriva anche Giorgio Ferro, una gara sofferta all'interno del box del team imperiale. Sta realizzando in questo momento Venturini di avercela finalmente fatta. Chiama ovviamente Mapelli, arriva anche Christian Engelhardt a congratularsi con Giovanni Venturini, Vito Postiglione anche in parco chiuso, tutti ovviamente a complimentarsi con Venturini per il risultato. Ecco anche Giorgio Sanna che va a complimentarsi con i suoi piloti. Ecco, foto, selfie di rito ormai immancabile con Giorgio Sanna che va ad abbracciarsi ai suoi piloti. Grandissimi momenti di celebrazioni e meritatissimi per una stagione lunghissima iniziata a Estoril in aprile. Ovviamente anche la gioia di Albert Costa, successo che passa un po' in secondo piano chiaramente per l'assegnazione del titolo, hanno riempito ormai il parco chiuso
i responsabili del team imperiale, provato Marco Mappelli da una seconda parte di gara clamorosa. 25 secondi di penalità handicap derivanti dalla vittoria della gara di ieri, ed ecco ora anche il vincitore Albert Costa insieme a Philipp Frommenwiler. Una rimonta d'orgoglio, alza il pannello il pilota spagnolo, disintegra quasi il tetto della sua Lexus. Motto d'orgoglio per i due che ieri hanno dovuto abdicare alla lotta per il titolo a causa di un problema tecnico. Eccolo qui l'abbraccio ovviamente tra i due, meritatissimo. Sono riusciti a portare a termine una rimonta incredibile. Francesco Venturini, papà di Giovanni, che si congratula con Marco Mappelli per il risultato. Ovviamente una squadra fenomenale questa, una coppia di piloti collaudatissima che già da inizio anno ha avuto modo di correre insieme, conquistando all'epoca una pole a Misano. Quanto sembra lontano quel momento per Mappelli e Venturini, che sono qui ora a celebrare il titolo del Vicentino nell'International GT Open. Albert Costa ovviamente qui ha tutti i suoi amici, i suoi tifosi, i suoi supporter, i suoi sponsor, i suoi fan, perché è la gara di casa, quella di Barcellona per lui. Guardate quanta gente in parco chiuso per applaudire il podio dell'International GT Open. Abbiamo cercato di cogliere alcune battute tra Venturini e Mappelli. Ecco pronto Alfredo Filippone, che era in cabina di commento con noi a inizio gara, raccoglierà ovviamente le impressioni dei vincitori tra pochi minuti. Momenti di grandi celebrazioni in pit lane a Montmeló. Albert Costa con ancora il casco in testa. Tantissimo pubblico presente sugli spalti, anche tantissimi addetti ai lavori qui in pit lane per celebrare ovviamente l'ultima gara della stagione dell'International GT Open. Ecco pronti Philip con i vincitori di questa gara, Philipp Frommenwiler ed Albert Costa, ovviamente last Alfredo Filippone all'intervista. Ultima vittoria della stagione, una vittoria pazza. Yeah, I think after yesterday we credo che dopo ieri the team worked so il team hard, ha lavorato veramente duramente per sistemare il problema che abbiamo avuto sulla vettura. Hanno lavorato sino alle 2 di notte stamattina. Questa mattina ancora stavamo lavorando sulla macchina che ci ha portato una buona posizione in qualifica. Grazie veramente a tutti per questa incredibile stagione con la Lexus dell'Emil Fry Racing. È stata un'ottima chiusura di stagione. Ovviamente la rivincita per la delusione di ieri, avete perso il campionato ma siete riusciti a vincere qui. Cioè, sapevo che comunque era difficile riuscire a recuperare il distacco, soprattutto dopo la penalità che abbiamo rimediato a Spa, ma sapevamo di poter chiudere tra i primi tre. Ieri poi col ritiro ci siamo visti un pochino brutta, ma non abbiamo compagni di squadra come invece hanno gli altri, siamo praticamente da soli, abbiamo dovuto lottare da soli. Ieri ero veramente molto molto contrariato per il ritiro, è stata una gara molto dura. Avevamo tenuto da parte le gomme e Philip ha fatto un ottimo lavoro nella prima parte di gara. Io poi sono riuscito a superare da Vega nel mio stint e siamo andati a vincere. Ho veramente spinto come mai forse nella mia carriera sino a qui, motivato dalla gara di casa e dal pubblico. Non era facile recuperare dopo il passo di Da Costa. Ho cercato di aspettare, su Berao da Vega, ma poi a un certo punto ho detto basta, io ci provo, la butto dentro e ci sono riuscito. Sono molto felice, ultima vittoria della stagione e sono veramente felice. Well done guys, time to party now. Dunque le parole di Philipp Frommenwiler e di Albert Costa, vincitori di questa gara del International GT Open. Ma siamo pronti, eccoli qui per i campioni Giovanni dell'International GT Open, Giovanni Venturini insieme a Marco Mappelli. Una gara veramente stressante, se devo essere sincero non so veramente che cosa poteva succedere negli ultimi due giri. Ho chiuso gli occhi e ho aspettato che Marco transitasse sulla linea del traguardo. Alla fine ce l'ho fatta, sono campione.
Thank you to Marco. Grazie thank Marco, Thomas grazie Biagi a well Thomas Biagi che è stato il mio compagno di squadra a inizio Racing, stagione, grazie ovviamente al team Imperiale, a Lamborghini. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, alla fine è stata una stagione molto tirata, ma ce l'abbiamo fatta. Marco, you were a little bit stuck. Congratulazioni, Marco, complimenti anche a te, sei stato un po' bloccato in gara. Avevamo 25 secondi di handicap dalla gara di ieri, poi è stato difficile recuperare in pista. Io ho cercato di fare l'impossibile per riportare la macchina più avanti possibile in classifica. Loro comunque hanno fatto un'ottima gara, complimenti a Giovanni e al team Imperiale per questo titolo. Complimenti a tutti. Seconda gara dell'International GT Open a Barcellona, atto conclusivo del 2017 con Antonio Felix da Costa che si invola in vetta alla corsa mentre Fran Rueda viene risucchiato dal gruppo avvio eccezionale di Philip Fromwiller che prende la seconda posizione con Caldarelli che battaglia con Farnbacher, Venturini invece accorto nella prima curva viene sfilato proprio dal pilota pescarese, neutralizzazione della gara per l'uscita della Ferrari di Johnny Molen, si riparte con Venturini che deve guardarsi dal ritorno di Mac Rueda che supera Farnbacher ma vengono entrambi beffati da un clamoroso Caldarelli che andrà poi a recuperare sino alla seconda posizione assoluta, la gioia moderata di Boaveng che salirà poi in vettura nella parte finale, tensione per il testa coda di Benham che rimane fermo ma Pelli che deve fare l'impossibile per superare le vetture nella seconda parte di gara, riesce però il pilota italiano a recuperare sino alla settima posizione, qui il sudato sorpasso su Rob Bell nella fase finale di gara, la tensione di Giovanni Venturini che potrebbe laurearsi campione dell'International GT Open, riesce anche a passare la Ferrari di casa Rinaldi, il sorpasso per la vittoria invece di Albert Costa ai danni di Lorenzo Peralta Vega e Fran Rueda che vede volare via il titolo per l'uscita al penultimo giro di Victor Boaveng, dunque Marco Mapelli che chiude in settima posizione permette a Venturini di laurearsi campione sul podio con Albert Costa, anche Lorenzo Peralta Vega e Christian Engelhardt al debutto nel GT Open, titolo del 2017 che va nelle mani di un italiano, Giovanni Venturini. Eccoci già pronti sul podio con Vito Postiglione e Christian Engelhardt in sottofondo, viva la vita dei Coldplay, classica marcia di sottofondo per il circuito di Barcellona, Lorenzo Berardo Vega ed Antonio Felix da Costa sul secondo gradino del podio e di vincitori di questa incredibile gara Albert Costa e Philip Fromwiller con la Lexus RCF dell'Emil Frey Racing. L'inno svizzero, sale Laurent Frey a raccogliere il trofeo per le squadre ed ecco l'inno elvetico che celebra il successo della Lexus. Svizzera, Spagna e Italia, non c'è altro modo per definire quanto international sia questo GT Open nella stagione 2017, consegnati i trofei all'inedita coppia composta da Vito Postiglione e da Christian Engelhardt, al tedesco va il merito di aver messo sotto pressione Victor Boaveng sino all'ultimo giro, non ha mollato un attimo il pilota ufficiale di casa Lamborghini portando all'errore la BMW M6 del team Theo Martin regalando così il titolo al compagno Giovanni Venturini. Bellissimo podio anche per Lorenzo Berauda Vega insieme ad Antonio Felix da Costa dopo la vittoria di Monza per il team Theo Martin, qui un bellissimo secondo posto ed una prima fila in qualifica, ovviamente la gioia di Albert Costa e Philip Fromwiller. È esplosa la bottiglia di Lorenzo Brauda Vega, pronti per celebrare, ora foto di rito con la consegna intanto del trofeo al team Emil Frey Racing.
pronti tutti a celebrare con la foto di gruppo, poi champagne per questa che è l'ultimo podio della stagione 2017, una stagione incredibile, tiratissima sino all'ultimo appuntamento, fino all'ultimo giro dell'ultimo appuntamento. Eccolo qui Vito Postiglione, incontenibile la gioia del pilota italiano. È scappato intanto Albert Costa già a bagnare i suoi meccanici, si è letteralmente lanciato dal podio il pilota spagnolo, non lo vediamo più nelle inquadrature perché eccolo qui, ce lo mostra la regia, è particolarmente elastico Albert, perché io mi sarei rotto anche il coccige saltando dal podio. Lancia invece solo la bottiglia Antonio Félix da Costa, più contenuto il portoghese. Belle anche queste scene di puro motorsport nell'International GT Open. Eccola qui Almudena che va a preparare il podio, un ringraziamento speciale ovviamente anche a tutti i membri e allo staff del GT Open e di GT Sport. Da casa forse non è realizzabile lo sforzo organizzativo di questo campionato, quanto sia difficile gestire un campionato con così tante macchine, così tante persone. Questa è la gara ed è la celebrazione anche per i personaggi che rendono possibile tutto questo, come anche il coordinamento della regia che da inizio anno ci dà la possibilità di arrivare a casa di tutti con lo streaming iniziato anche in italiano da quest'anno. Engelhardt che ha mantenuto un po' di champagne per Giovanni Venturini, come anche Vito Postiglione. La celebrazione ovviamente anche con Marco Mappelli, la coppa di Postiglione ed Engelhardt, l'abbraccio di Giovanni Venturini, con anche le ombrelline dell'Eurocup che vanno a complimentarsi col vicentino. Fa sempre piacere ricevere i complimenti. È pronto per la serata Venturini, sì, ha una bellissima capigliatura, magari mettiamo un po' di cera e un po' di gel. Continua ad essere celebrato il vicentino dalla propria squadra, mentre eccoci pronti ormai per il podio della classe Pro-Am. Sale Rob Bell, Sean Balfe, già campioni della classe Pro-Am, una McLaren eccezionale in questa stagione 2017 nella classifica Pro-Am. Bello vedere anche alla seconda apparizione in questo fine settimana il team Audi sul podio. Dimostra quanto il GT Open sia un campionato competitivo. Salgono sul primo gradino perché il secondo è quello della Bentley di Jordan Witt e Michael Meadows, un po' contrariati i due inglesi. Ritorno comunque della Bentley nel parco partenti del GT Open. Vengono consegnati i trofei dai responsabili di Michelin Motorsport, partner fondamentale del GT Open e anche dell'Euroformula. Michelin che ha sposato in pieno la causa di Jesús Pareja e di GT Sport, perché ha preparato dei pneumatici che rendono possibile portare al limite tutte le vetture, soprattutto quelle GT, cosa non facile che non avviene in altri campionati. Eccola qui consegnata le coppe agli equipaggi in seconda e terza posizione. Durante anche la vittoria del Audi numero 96 in questa gara di esordio nell'International GT Open 2017. Foto di rito, sempre viva la vida in sottofondo, magari arriverà anche Chris Martin tra poco. Celebrazione ovviamente con l'apertura del champagne. La gioia ovviamente di Sean Balfe che finalmente realizza di essere campione della classe Pro-Am. Eccola qui, bellissimo lo slomo di questa Audi R8, una vettura eccezionale e fantastica che speriamo l'anno prossimo di vedere al via sin dall'inizio nell'International GT Open 2018, calendario già presentato, si partirà proprio da Estoril come quest'anno, dunque vedremo quali saranno poi le sorprese. Ma il GT Open non va in vacanza perché la 1000 km di Valencia è ormai dietro l'angolo. Eccola qui la Ferrari di casa Rinaldi, una giunta proprio per la tappa conclusiva di Barcellona, che si è messa in mostra in entrambe le sessioni di qualifiche e in entrambe le gare, andando a prendersi la vittoria. Qui
Il team Sforza New, sempre protagonista del podio della classe AM con la Mercedes e vincitori proprio ieri del titolo AM, erano riusciti a contenere la rimonta del Kaspersky Motorsport, purtroppo assente dopo la rottura del telaio della 488 GT3 avvenuta in occasione della gara di Monza. Dunque tanta gioia in seno al team Sforza New, da anni ormai presente all'interno delle file del GT Open. È bello vedere la vittoria nella classe AM della Ferrari del team Rinaldi, di Salikov e Boris. L'inno intanto per il team Rinaldi, inno ovviamente tedesco. L'inno, la consegna ovviamente ancora dei trofei da parte dei responsabili di Michelin. È giunta dunque alla conclusione questa stagione 2017 del GT Open, una stagione che ci ha visti protagonisti per 7 appuntamenti. Ad ogni fine settimana non sapevamo chi avrebbe potuto conquistare la vittoria, gare sempre tiratissime, gare emozionanti. È stato personalmente un piacere poter far parte di questa famiglia nel 2017, lavorare con dei personaggi meravigliosi. Quindi l'appuntamento ormai è per la stagione 2018 dell'International GT Open.